Buonasera a tutti, sono Annalisa Boniello, la dirigente scolastica di Cimbriani dei Liguori e capofila della rete Digital Ambassador. Allora, stasera presentiamo i moduli formativi della PNRR avviso 84780 sulla transizione digitale, formazione docenti e per la produzione di, appunto, di una didattica digitale integrata. E anche con il coinvolgimento degli alunni. Quindi si parte dalla formazione docenti, si arriva a lavorare in classe con gli alunni. Partecipano a questa rete, non dico tantissime scuole, che ringrazio i dirigenti presenti, e alla fine appunto faremo l'elenco preciso. E non vogliamo perdere tempo, quindi vi dico solo che la formazione il target della formazione sono 1000 docenti e 300 alunni. Quindi io comincerei subito con la scaletta. Ho condiviso i moduli perché vogliamo essere pratici e operativi stasera. I moduli, quindi inizialmente darò la parola alle persone che ci spiegheranno, diciamo, modulo per modulo, ci daranno un dettaglio. Naturalmente, poiché sono 25 moduli, io darò, diciamo, la parola per dirò il tempo, perché poi devo dare un po' di tempo più agli ambienti immersivi perché anche alla gamification, perché c'è un po' di cose in più da dire. Allora, prima di tutto abbiamo il modulo curriculum digitale dello studente, DigiComp 2.1, curriculum digitale del docente formatore, poi ambienti immersivi 3D, Minecraft e OpenSim e altri esempi, realtà aumentata, visuale mista e visori della didattica, virtual tour, la didattica in gioco, gamification, serious game, game-based learning, escape room, coding e robotica educativa, creazione di app, internet delle cose e domotica, presentazioni creative veramente, web radio e podcast, digital storytelling dalla narrazione alla produzione video, produzione e rielaborazione di immagini digitali, diritti dell'internauta, navigazione consapevole, nella rete della conoscenza, debate digitale e mente, apprendimento e linguaggio, metodologia del micro-learning e TIL. Poi abbiamo cooperative learning per dare voce alla creatività, costruiamo un erbario digitale interculturale, open data, big data, blockchain, NFT, intelligenza artificiale e chat GTP, anche una questione di etica, il metaverso, le tecnologie digitali per disegnare la didattica, making e stampa 3D. Come vedete, penso che ci abbiamo messo quasi tutto, quindi incominciamo subito. Do subito la parola a Maria Rosaria Arcella, che è formatrice, fa parte del gruppo di supporto alla progettazione per questo PNR. Maria Rosaria, puoi iniziare tu con curriculum digitale dello studente e curriculum digitale del docente, però poi voglio dare anche, ecco, due parole, due, diciamo, minuti, se Laura Fedeli vuole aggiungere qualcosa dell'Università di Certamente. Macerata, Dipartimento di Scienze della Formazione. Perfetto. Prego, Maria. Allora, grazie, buonasera, ringrazio la dirigente. E dunque, i due moduli, curriculum digitale dello studente, DigiComp 2.1, che poi è stato revisionato ultimamente in DigiComp 2.2, ma che non comporta grandi differenze rispetto al precedente, rientrano il curriculum digitale del docente formatore, digicomp.edu, rientrano nella macroarea personalizzazione del curriculum per la transizione digitale. Quindi cominciamo da questo, anche perché sappiamo che la competenza digitale nel quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente è interconnessa con tutte le altre competenze. Quindi attraverso questo modulo si vorrà indirizzare il docente in formazione, quindi il docente corsista, a delineare quello che deve essere il curriculum digitale dello studente della propria classe, quindi andare un po' più nello specifico e comprendere attraverso, per esempio, quali prove autentiche è possibile osservare e valutare la competenza digitale. Buonasera a Naturalmente. tutte, sono Maria Cesaro.
All'interno di questo percorso verranno anche fornite istruzioni operative per poter strutturare delle griglie di osservazione, rubrica e rubriche di valutazione per la valutazione appunto sia del processo di apprendimento che del prodotto digitale stesso. D'accordo? Quindi è finalizzata alla costruzione del curriculum digitale dello studente all'interno, però, perché sappiamo che all'interno della scuola esiste il curriculum digitale, ma magari andarlo a dettagliare un po' meglio. Per quanto riguarda il docente formatore, probabilmente i docenti già sanno che esiste il documento digicomp.edu, ma si andranno veramente ad analizzare tutte le aree, tutti i contenuti del digicomp.edu, quindi le 6 aree di competenza, in modo tale che si possano dare appunto dei suggerimenti operativi in merito a cosa il docente deve sapere per poter migliorare le competenze digitali dei propri alunni. E Maria quindi, Rosaria, prego. allora, noi sto contando il tempo, quindi io volevo Sì. dare un minuto, diciamo qualche secondo a Laura Ho Fedeli, così finito. possiamo andare avanti. Laura, vuoi aggiungere qualcosa in merito a Sì. questi due moduli? Non voglio interrompere la collega, no, posso soltanto aggiungere che la scelta di inserire il framework europeo DigiComp è stata sicuramente una scelta molto produttiva perché, diciamo, inserisce, contestualizza questo percorso di formazione in una dimensione pedagogica. Quindi dobbiamo pensare che ovviamente la transizione digitale e l'innovazione è vero che diciamo, fanno leva sullo strumento tecnologia, ma devono comunque essere contestualizzati in un discorso di progettazione didattica. E il framework europeo ci dà la possibilità di avere a disposizione uno strumento molto valido che è frutto di anni di ricerche da parte di un team internazionale. Infatti, come giustamente diceva la collega, adesso siamo arrivati alla versione 2.2 perché questi strumenti diciamo, hanno avuto un'evoluzione nel tempo proprio per significare che il lavoro che c'è dietro alla costruzione di questi riferimenti teorici è un lavoro che non termina, ma che comunque dà voce a una dinamicità. Ovviamente le tecnologie cambiano, cambiano le esigenze di digitalizzazione e il framework non può non tener conto di tutte queste, diciamo, di tutti questi cambiamenti. È comunque poi uno strumento molto importante perché su questo strumento, sul framework si basano anche degli strumenti di autovalutazione del docente stesso, quindi può essere utilizzato. Per esempio, il Selfie for Teachers è uno strumento ottimo di autovalutazione che può essere sicuramente aggiunto a tutta questa, diciamo, a questo insieme di iniziative di formazione che voi avete, diciamo, abbondantemente illustrato in questa sintesi. Tutto qui. Grazie. E quindi useremo anche noi questi strumenti di autovalutazione, perché poi uno incomincia a capire cosa so fare, cosa non so fare, grazie anche a questi strumenti. Pure Esatto. perché a volte uno non sa, ci sono tante cose che non sa. Sì, Allora, io o vi si è ringrazio. inconsapevoli, Sì, no? certo. Laura, comunque, se quando vuoi appunto aggiungere qualcosa, dimmelo anche No, io ti do la parola. non Allora, voglio io vado assolutamente rubare avanti. tempo. Grazie, Laura. Maria Rosaria, do la parola allora al prossimo modulo. Voglio ricordare a chi si è collegato adesso che stiamo registrando, quindi gentilmente chiudere il video per chi non deve parlare, cioè solo i formatori devono avere il video acceso gentilmente, perché così, poiché stiamo registrando, questo si diffonderà e quindi vogliamo che ci siano solo i visi dei formatori, gentilmente, le persone che parlano. Allora, vado avanti. Grazie. Grazie a te, tanto riprenderai la parola. Allora, do subito la parola a Marco Vigellini. Marco, ci sei? Batti un Eccomi, ci colpo. sono. Allora, Ci sono. Marco, il nostro guru di Minecraft, che ha diffuso Minecraft in Italia, sta girando un po' l'Italia, vari convegni, varie cose. Non so più dove sei, sta girando dappertutto. No, Abbiamo ogni tanto lavorato mi fermo. insieme già per tante cose, quindi non voglio ripetere.
Quindi ti do subito la parola e parlerai tu degli ambienti immersivi, in particolare esempio di Minecraft. Se vuoi dire qualcosa, Marco. Sì, si vede il mio monitor condiviso? No, ora tolgo la mia presentazione okay. Così. Vediamo okay. Un po' se così riesce adesso. Si vede? Sì, sta okay. Collegando. Ok, perfetto. Io sarò breve. Diciamo che abbiamo iniziato come società anni fa a proporre Minecraft come strumento educativo, facendo leva proprio sul forte interessamento dei ragazzi, tutte le fasce d'età, rispetto ai videogiochi. E quindi diciamo, utilizziamo questo videogioco come cavallo di Troia. Di recente, l'anno scorso, abbiamo anche avviato un altro tipo di attività, sempre legate ai videogiochi, però più per gli istituti superiori, legato ai videogiochi competitivi. Minecraft è sicuramente uno strumento molto duttile, che riesce ad intercettare la fascia d'età dei nostri studenti, dalle elementari fino alle superiori. E noi abbiamo avuto dei diversi, diciamo, momenti per utilizzare questo strumento, mettendo al centro sicuramente lo studente, ma anche cercando di portarli fuori dalla scuola in realtà che possono essere sicuramente quelle comunque educative, tipo siti culturali. Da anni avviamo dei contest con Minecraft per le scuole, qua ne sono alcuni rappresentati, tipo questo della Galleria Nazionale delle Marche del 500° della morte di Raffaello. Abbiamo fatto dei progetti con le scuderie del Quirinale in occasione del 700° della morte di Dante, e così via. Vi faccio vedere alcuni esempi di progettazioni che possono essere fatte in Minecraft. Questo è stato per la Fondazione di Venezia. Questo è un racconto, diciamo, basato sulla Magna Grecia, quindi per la parte della Basilicata. E per passare da un contesto, diciamo, tipico, quello del viaggio indietro nel tempo, con Minecraft siamo riusciti a fare anche, diciamo, progetti non più seri, ma decisamente più difficoltosi, ecco, come questo per esempio per i bambini stomizzati, i bambini che non hanno lo stomaco. E stiamo facendo anche delle simulazioni per scenari di rischio per la protezione civile. Quindi, ecco, il videogioco che va un po' oltre, no, la classica nomenclatura o dicitura no, è una perdita di tempo, stiamo soltanto giocando. L'ultimo progetto che stiamo in questo caso portando avanti è per il parco archeologico di Siponte, in cui stiamo mettendo insieme la narrazione di un indirizzo turistico, quindi saranno quell'istituto che creerà le narrazioni, e poi un indirizzo informatico che farà la parte di sviluppo, in questo caso di un'app. Io mi fermerei qui perché potrei parlare di Minecraft lo so che potresti andare avanti per ore. Vi risparmio, quindi io però interrompo la condivisione e grazie, vi ascolto Marco. Con piacere. Grazie Marco, hai fatto vedere degli esempi bellissimi. So che stai facendo tantissimi lavori, e quindi non voglio, poi chi è interessato poi potrà seguire nel tuo modulo. E ora do subito la parola invece a Michelino Occhioni per gli ambienti sempre 3D, però in questo caso un altro esempio di ambiente dove lei ha creato un'isola, quindi un mondo dedicato alla didattica. Michelino Occhioni, vabbè, insegnante di matematica e scienze della scuola media e dottoranda all'Università di Camerino in didattica con gli ambienti virtuali 3D e anche tante altre cose, non lo dico Michelina poi. Ok, prego Michela, a te la parola. Allora, io mi occupo di mondi virtuali da un po' di anni, dal 2008, e ho soprattutto utilizzato una piattaforma che si chiama Open Simulator. Adesso vi diciamo, faccio partire un video così e faccio la condivisione di schermo.
Approfitto per dire che stiamo registrando. Gentilmente chiudete i video a tutti tranne i formatori, grazie, perché altrimenti rimane nella registrazione. Chi non vuole essere registrato, perché poi diffonderemo il video. Grazie. Ok, si vede, vero? Ok, ne approfitto per far vedere il mio mondo virtuale che si chiama Techland. Questa è una delle ultime isole create dedicata alla sostenibilità ambientale e all'Agenda 2030. Quindi semplicemente per far vedere come di fatto, sì, è vero la tecnologia, è vero il mondo virtuale, ma appunto ci deve essere, come diceva Laura, una progettazione didattica alle spalle. In questo caso questo mondo virtuale appunto permette la coesistenza di numerosi user, numerosi avatar insieme. In questo caso si è utilizzato un approccio più di gamification, in cui i ragazzi devono interagire con gli oggetti, risolvere giochi online e risolvere anche dei quiz. Come vedete ci sono vari giochi. Diciamo questo semplicemente per far capire che in un mondo virtuale si può fare un po' di tutto. Io in genere lavoro molto più che con gli aspetti di gamification, con gli aspetti di problem-based learning e inquire-based learning, cioè do agli studenti un'isola vuota, si sceglie una tematica, normalmente parte da loro in base ai loro interessi, dopodiché loro appunto sotto la supervisione del docente costruiscono proprio loro stessi. Quindi l'attività di costruzione vera e propria come una forma di active learning che permette appunto di acquisire alcuni concetti. Quindi questa è una tipologia di mondo virtuale che io uso. Ne faccio brevemente vedere un altro tipo, diciamo che ha bisogno un po' meno di curva di apprendimento, perché Open Simulator diciamo non è così difficile, ma presuppone un minimo di training, mentre alcuni mondi virtuali basati sul web, come questo che vi faccio vedere. Si vede? Sì, si vede benissimo. Sì, ok, sì. Questo è un mondo virtuale su una piattaforma che si chiama FrameWar. Io ho preso semplicemente un template già pronto e non ho fatto altro che inserire dei contenuti, in questo caso legati alla transizione energetica e ai minerali critici, sempre comunque legati all'Agenda 2030. In questo caso, invece, l'approccio, i ragazzi devono utilizzare un foglio missione praticamente, in cui tramite le domande loro devono navigare nelle varie stanze e non solo trovare le informazioni all'interno delle presentazioni multimediali, ma anche, vedete, qui c'è un cubo grigio dove possono appunto fare dei giochi online. Se riesco a farlo partire, vado un attimo indietro. Ok, vabbè, non si sta aprendo. Comunque, eccolo qua. E quindi questi sono dei giochi online fatti con diverse app, tipo Learning App, tipo Genially, e quindi i ragazzi alla fine del gioco, se lo risolvono, troveranno una frase che devono inserire poi nella missione. Questo è un modo perché i ragazzi possano imparare alcuni concetti, in questo caso appunto legati alla impronta di carbonio dell'energia e dei minerali critici in modo più giocoso. Erano semplicemente due modalità di approccio con una, diciamo, adesso forse ci si riempie un po' la bocca con la parola metaverso, ma in realtà ecco sono non anticipare perché lo diremo alla okay. fine. Io Maria Rosa, alla fine parliamo di metaverso. Va bene, sì. Comunque i mondi virtuali, insomma, esistono da un po' e ci si lavora anche, diciamo, bene. Sì.
questo, sì, questo sì. È quanto, è quello che si potrebbe fare appunto, io presenterò durante questi moduli, diciamo, queste, alcune di queste piattaforme, poi si sceglierà quella con cui lavorare, diciamo, in maniera più esaustiva. Perfetto, ti ringrazio Mielina e allora io vado avanti perché veramente abbiamo i tempi strettissimi, scusate, vi condivido, anzi non condivido perché altrimenti può darsi che c'è qualcuno che deve... Allora, adesso passo la parola a Maria Messere, vabbè, equip territoriale della Puglia, formatrice, insegnante di matematica, istituto superiore che fa parte anche della rete, realtà aumentata, virtuale, i visori nella didattica, Maria, vuoi dire qualcosa dei visori? Sì, ok, cioè per quanto riguarda i visori, che ultimamente nelle scuole, sapete insomma che molte scuole li hanno acquistati proprio per fare didattica, e i visori possono essere utilizzati in diversi modi. Intanto esistono dei visori che permettono, con delle app già prestabilite, che permettono proprio di navigare, fare delle attività applicando la metodologia immersiva, quindi entrando direttamente nell'ambiente. E altri visori, come i visori Quest, i Quest 2 per esempio, permettono di anche quelli di entrare, utilizzare delle app che possono servire costruire, cioè in senso modellare, a fare delle attività didattiche all'interno di questi ambienti immersivi. Ma anche possono servire anche per svolgere dei giochi, insomma, io parlerò più in là di gamification. Per la gamification esistono appunto delle applicazioni che permettono appunto tramite i visori di fare delle attività. Quindi è uno strumento che, se usato opportunamente nella didattica, può dare dei risultati coinvolgenti. Più che altro serve appunto per il coinvolgimento degli studenti dar loro la possibilità di sperimentare la metodologia immersiva. A seconda poi del tipo di attività che si vuole svolgere, si possono scegliere diverse applicazioni. Quindi ora non so. Volevo solo aggiungere, Maria. Nel corso evidentemente si andranno proprio a prendere in considerazione alcune applicazioni che possono essere utili proprio nelle attività didattiche. Prego, Annalisa. Volevo aggiungere solo che, a parte i visori che ho detto appunto, Maria, si parlerà di realtà aumentata, quindi di esempi come il Merge Cube, giusto per qualcuno che non lo conosce, che sono, cioè permetterà al docente di capire come, attraverso delle applicazioni ben precise, noi potremo creare qualcosa fatto da noi, in cui attraverso anche visori, ma anche attraverso, non lo so, un cellulare, semplicemente un cellulare, la realtà diciamo sia proprio aumentata con altre informazioni. Ormai tutti conoscono i QR code, quando si va al ristorante ci sta il menu sul QR code, e quindi diciamo queste applicazioni devono essere conosciute anche dagli docenti per poter poi lavorare con gli studenti in modo appunto innovativo dal punto di vista del digitale. Mi aggancio subito col modulo Virtual Tour, dico io due parole perché appunto credo che sia molto semplice spiegarlo questo, perché abbiamo capito che era importante anche che gli studenti creassero dei prodotti che erano dei viaggi virtuali, chiamiamoli così, i Virtual Tour, in cui loro potevano creare un percorso, un itinerario, che non è solamente il virtual tour per esempio turistico, detto tra virgolette, ma potrebbe essere anche un virtual tour storico, un virtual tour, non lo so, scientifico, in cui io faccio un esempio su di me, io nella mia storia come ricercatrice ho fatto un virtual tour sulla solfatara e sulla, quindi in realtà un tour virtuale che può essere costruito attraverso appunto app, anche lo stesso tablet ha delle app per creare degli ambienti, smartphone e device personali.
ma anche si potrebbero usare anche mondi virtuali, perché un virtual tour può essere fatto anche con un ambiente virtuale. Come vedete, alcune cose si ripetono, nel senso che nei vari moduli riprendiamo sempre poi o visori o metaverso, ambiente virtuale 3D. Vado avanti, così do di nuovo la parola a Maria, perché ora diciamo il pezzo forte, perché comunque è una delle cose che sta apprendendo anche moltissimo, è la didattica in gioco con gamification, serious game, game based learning, escape room, che è molto una cosa che piace tanto. Maria, ti ridò la parola, Maria Messere, e così puoi far vedere qualcosa, vero? Giusto? Capito bene? Sì, 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 sì. Interrompo la parliamo di... Sì, ok, perfetto. Vediamo se... Si vede? Sì, si vede Maria, vai, vai. Ok, allora parliamo di gamification, parliamo quindi di una metodologia didattica che è una metodologia innovativa che è entrata nella scuola già da diversi anni. E gamification è praticamente l'applicazione di... delle dinamiche, delle meccaniche di un gioco a contesti che non sono di gioco, ma sono contesti diversi dal gioco, sono dei contesti appunto educativi. E quindi come possiamo introdurre questa metodologia nella nostra didattica? Noi possiamo, ci sono svariati modi, come potete vedere si può introdurre la gamification e la didattica non necessariamente usando la tecnologia, quindi si può giocare come si suol dire senza fili, oppure si possono introdurre anche delle tecnologie, degli strumenti per poter creare insomma dei giochi per i nostri studenti o ancora meglio far creare ai nostri studenti dei giochi, che è la cosa che poi ci interessa di più. Quindi si può introdurre la gamification facendo attività di coding. Sapete che insomma anche il coding può essere utilizzato per la creazione di giochi o comunque per creare degli script, dei piccoli programmini che possono essere utilizzati in altri giochi, in ambienti virtuali per esempio. Oppure si possono creare delle sfide didattiche fatte con una serie di quiz su un argomento, una tematica didattica, e queste sfide, questi quiz si possono realizzare appunto con delle applicazioni, delle web app che possono essere reperibili insomma in rete, tramite la rete, quindi non sono anche libere, insomma non è necessario acquistarle. E quindi utilizzando appunto queste web app è possibile creare proprio delle sfide per i nostri studenti. Un altro modo per poter introdurre la gamification nella didattica è quello di creare delle escape room oppure anche delle cacce al tesoro, che diciamo l'escape room è un gioco che è stato introdotto dagli Stati Uniti ed è praticamente entrato anche in Italia, insomma in diverse città italiane. Sappiamo che ci sono sono state create delle escape room per poter giocare in modo reale, quindi insomma i partecipanti si entrano in questa stanza, funziona così, insomma vengono chiusi in questa stanza e possono essere liberati soltanto dopo che avranno trovato la chiave per poter uscire. Ovviamente per trovare la chiave bisogna risolvere degli enigmi, dei quiz, andare avanti. Questi enigmi sono nascosti in cassette chiuse da lucchetti, quindi per aprire cassette bisogna risolvere una serie di enigmi. Ebbene, questa è fondamentalmente la base per poter creare un escape room. Se vogliamo creare le escape room non reali, ma utilizzando il virtuale, utilizzando internet, utilizzando delle applicazioni, possiamo farlo utilizzando questi scenari virtuali che possono essere delle applicazioni che troviamo in rete, anche possiamo utilizzare anche Google Site per esempio come scenario per poter realizzare un escape room, ma possiamo anche realizzare
possiamo scegliere come scenari gli ambienti virtuali di cui vi ha parlato prima, che ha introdotto prima Michelin Occhioni, e quindi come diceva insomma Annalisa, tutte queste tecnologie che vediamo insomma presenti nei moduli che stiamo presentando, alla fine possono intersecarsi tra di loro per poter realizzare qualunque tipo di attività. E quindi anche per un gioco, per la metodologia della gamification, è possibile utilizzare questi scenari che sono degli ambienti 3D dei mondi virtuali. Mi fermo qui, ovviamente. Grazie, Maria. Grazie. Per non togliere. Grazie mille. Diciamo che stiamo ripetendo un po' nei vari moduli più o meno le stesse tipologie, quindi diciamo sono un po' diversificate come tematiche, però stiamo sempre utilizzando delle app, degli ambienti virtuali per questa transizione digitale. Io andrei subito a Iadi Cicco, che è entrato adesso, se non sbaglio, giusto? Per dare la parola. Sì, ci sono. Ci sei, ok. Buonasera. Per coding e robotica educativa. Prego, a te la parola. Salve. Allora, sì. Allora, praticamente, io mi occupo di coding e robotica educativa. Allora, in realtà avrei delle slide sul coding e la robotica educativa, se per voi va bene. Roberto, abbiamo solamente, ti posso dare 2 minuti, perché siamo molto in ritardo. Ce la fai? Sarò velocissimo. Prego Roberto, a te. È una bella impresa, ma ce la faccio. Allora. Perfetto. Allora, quando si parla di coding e robotica, parto subito a volo col pensiero computazionale. Che cos'è il pensiero computazionale? È un metodo che è stato inventato per risolvere dei problemi, però a differenza di risolverli come siamo sempre stati abituati noi, ad esempio come con la matematica, eccetera, c'è un piccolo cambiamento fondamentale. Ci sono stati vari esperti che hanno cercato di dare una definizione per questo problema e per il pensiero computazionale. Quella che noi prenderemo in esame è quella di Jeanette Wing, che è, diciamo, quella usata un po' da tutti, che dice che appunto il pensiero computazionale è un processo di formulazione di problemi e di soluzioni, però è una forma che sia eseguibile da un agente che processa informazioni. Che significa tutto ciò, per farla sempre breve? Un esecutore ci serve sostanzialmente, quindi a differenza di risolvere un problema come eravamo abituati noi, dobbiamo trovare qualcuno che lo fa per noi. L'esecutore, in questo caso, quando si parla di pensiero computazionale, l'esecutore, uno pensa subito al computer, però in realtà è un esecutore generico, cioè potrebbe essere anche nostro fratello, che noi diciamo sposta questa cosa da qua a là, lui è un esecutore, però è un modo appunto di ragionare utilizzando gli altri. Ovviamente, quando noi invece di utilizzare gli altri... Mi viene in mente subito quando un dirigente dice a un docente: fai questa cosa in questi tempi, con queste tipologie, è pensiero computazionale. Perfetto, è pensiero computazionale, l'esempio lampante. Quando invece tu non lo stai dicendo più a una persona o a chi che sia, ma lo stai dicendo a una macchina, ovviamente le cose cambiano, perché le macchine, per quanto a noi sembrano intelligenti, il computer in realtà è una macchina stupida. Quindi con un computer non gli puoi dire, come diresti a tuo fratello, guarda, che ne so, passami la bottiglia. No, non glielo puoi dire. Gli devi dire, guarda, la bottiglia è nella posizione A in questo momento, devi essere preciso con delle coordinate. Tu spostala nella posizione B e devi essere sempre preciso con delle coordinate, eccetera. Questo per far capire che cosa. E quando si inizia a parlare con le macchine, parliamo di coding e bisogna entrare in un mondo diverso, perché devi essere più preciso, devi adottare dei linguaggi, eccetera. Ora, questi linguaggi che noi utilizziamo, tendenzialmente, chi è un programmatore scrive proprio a mano, però scrivere a mano ha dei problemi, cioè tu basta che non chiudi una parentesi tonda e un programma tipo di 200 righe non parte. Quindi che hanno inventato, diciamo, per rendere le cose un po' più semplici alle persone normali, e in realtà a volte anche ai programmatori, perché poi man mano queste cose, a un certo punto pure i programmatori smettono di fare le cose scritte, ma magari alcune cose le prendono già fatte, hanno creato i sistemi drag and drop, che tu c'è un'istruzione che la prendi, la trascini e c'è già tutto scritto là dentro, facile, più semplice, più visivo. Quindi mettiamo caso uno fa un esercizio, l'istruzione si chiamerà col nome di quello che fa, mettiamo che sposta un personaggio avanti della storia
che noi abbiamo creato, semplicemente tu trascini l'istruzione SPOST, cammina avanti e il personaggio camminerà avanti. Ovviamente, perché si fa tutto questo? Tutto questo a cosa serve imparare tutte queste logiche? Queste logiche stanno anche alla base, ovviamente, della robotica, perché noi come usiamo il coding, ad esempio, per esempio, il programma più famoso che è Scratch, noi siamo su Scratch e muoviamo l'omino là, gli stessi comandi che possiamo usare là, ad esempio, vengono usati sull'Ego Spike, solo che invece di muoversi l'omino a video col coding, si muove proprio il robot che magari tu hai prima montato con delle ruote, e quindi tu gli dici attiva il motore di destra, e quindi vedi che la ruota di destra si muove e lui ovviamente andrà in circolo, perché se muovi solo la ruota di destra, ovviamente questo facendole le cose poi si capiscono, tu ovviamente non potrà mai andare dritto, tu gli devi dire di attivare entrambi i motori alla stessa velocità per farlo andare dritto, quindi sia quello di destra che quello di sinistra, immaginando. Tutte queste cose a cosa servono? Innanzitutto mi viene da dire, io sono uno che viene dal classico, quindi mi viene da dire, già la domanda è una cosa a cosa serve, non è detto che bisogna avere sempre per forza un utilizzo pratico nella vita, ma alcune cose ci servono per migliorare delle nostre caratteristiche in generale. Come il latino e il greco ti insegnavano determinati tipi di logica, eccetera, però noi poi dopo non andiamo a parlare latino e greco nella vita, anche chi non dovrà fare il programmatore o cose del genere, queste logiche gli possono servire nella vita. A maggior ragione poi in realtà fare il programmatore, ci avviciniamo in un mondo dove pure i frigoriferi ormai si connettono a internet e ti mandano il messaggio che è finito il latte. Magari in Italia questa cosa la vedete di meno, ma perché siamo il paese del, diciamo, tra virgolette, ma si è sempre fatto così, ma perché... Devo non la diciamo così. Questa parola, ti prego, non eliminiamo questa parola dal nostro vocabolario. Lo so, ma purtroppo io lo vedo fin troppo spesso, e quindi devo... cioè l'Italia purtroppo è un po' così, però noi proprio per questo ci dobbiamo evolvere, invece pensare, tutto il resto del mondo ormai sta facendo appunto la domotica, le case belle dove tu dici, cioè io pure spesso a casa, cioè ormai... Infatti, tipo, che ne so, per esempio, un esempio di vita quotidiana, mia madre spesso mi dice, ma hai controllato il meteo, domani piove? Io dico, mamma, ma tu c'hai Alexa a casa, è un assistente vocale, la nostra casa, io qualcosina di informatico ci ho messo, chi di che tempo fa domani? Lei te lo dice. E quindi poi ogni volta si ricorda, però, cioè, io ogni volta lo devo ricordare io a lei, che ormai la casa è tecnologica, e quindi tu puoi chiedere ad Alexa sia di accenderti una luce che di metterti la musica, oppure chiedergli che tempo ci sarà domani, per esempio. Quindi noi ci dobbiamo abituare a tutte queste cose. Appunto ad usare gli esecutori, perché una persona che non è abituata appunto al pensiero computazionale, la prima cosa che pensa per sapere che tempo farà domani, lui penserà di prendere in mano lui magari il cellulare, aprire il meteo online, vedersi il tempo. Io che sono abituato ad esempio come persona a ragionare molto col pensiero computazionale, vengo odiato dai miei amici perché ogni tanto dico mi passi quello, questo è sicuro, però so sfruttare bene pure tutti questi mezzi appunto che abbiamo a disposizione. Ormai Roberto, ti posso dare anche il modulo, pure lui deve fare pure internet delle cose, allora per favore, visto che abbiamo anche il modulo internet delle cose domotica e visto che ne stai parlando, di cosa parleremo in un modulo chiamato l'internet delle cose domotica? Così diciamo facciamo comprendere ai docenti quello che stai dicendo praticamente. Diciamo che in realtà la risposta si è già data, sì, cioè, nel senso uno parlare di domotica e queste cose qua appunto è insegnare, avvicinare le persone a capire che ormai con tutte le tecnologie adesso una casa non è più la casa come la vivevamo prima, ma in realtà se uno ha delle idee si può fare veramente tutto. Cioè, ma una persona qua a caso mi potrebbe dire, ma io vorrei che quando mi avvicino alle porte, cioè dico apriti porta e quella si apre. Cioè, volendo, una persona che sa usare sensori o qualcosa del genere, metti un riconoscimento vocale, cioè si può fare veramente di tutto se uno ha, ovviamente, in questi casi mezzo... Io posso dire, sì, Roberto, dimmi. Ho avuto un'esperienza, poi ti taglio la parola perché dobbiamo andare avanti, pure a me stessa, che sono andata a Maker Fair a Roma a settembre-ottobre, non ricordo bene, dei ragazzini di una scuola media del nord Italia, se non sbaglio di Varese, così, avevano creato in una competizione, diciamo, nazionale sulla creazione di questa tipologia di sensori, un sensore che misurava quante volte si apriva il frigorifero, hanno vinto pure un premio, un sensore che misurava quante volte aprivi il frigorifero, e quindi... Questo è cattivo per chi sta a dieta. No, ma non solo,
Ma non solo, ma che loro in questo modo il risparmio energetico, il fatto della, era collegato a tutto un discorso del risparmio. Quindi voglio dire, ragazzini che creano questo, devono mettere in campo tutto, matematica. Sì, no, ma infatti se so io, tipo, ultimamente abbiamo fatto abbiamo vinto l'hackathon, abbiamo fatto queste delle gare al Serra. Spiega cos'è l'hackathon, perché chi ci sente, perché questo è registrato, questo webinar. Ah, ok. Vabbè, l'hackathon è una gara sostanzialmente, a cui a ogni insegnante venivano affidati un gruppo di ragazzi e era dato un tema di fondo e poi si partecipava a questa gara e io tipo ero l'esperto di robotica e noi dovevamo creare un robot e programmarlo a tema. Cioè, per esempio, ci fu il tema del viaggio, noi facemmo una cassaforte robot programmabile, quindi particolare, con dentro una penna USB che poi trovavi delle spiegazioni sul viaggio, eccetera, comunque puoi creare tutte queste cose, inizialmente ti danno una tematica e poi tu da quello parti, c'è il sogno, scusate, ho detto il viaggio, il viaggio pure è stata un'altra tematica, là facemmo il ciclista robot, dove appunto, legato al tema del viaggio, montammo un video su questo ciclista robot e lo programmammo pure, ovviamente tutti i ragazzi che comunque là si approcciavano alla robotica, eccetera, guidati e aiutati da noi. Okay. E là ci beccai un ragazzo che aveva costruito lui un sensore per la sua scuola, quindi ebbi fortuna di avere la mia scuola, un ragazzo era già bravo, e lui fece un sensore per la sua scuola che avvisava appena sentiva del fumo nei bagni, perché nei bagni in teoria non si potrebbe fumare, cioè odiato da tutta la scuola probabilmente, però questo sensore mandava un SMS al bidello ogni volta che c'era il fumo in bagno. Vabbè, mi stanno venendo in mente tanti sensori in questo momento, come dirigente scolastico vorrei tanti sensori. Roberto, io ti ringrazio, ti ho dato veramente più tempo, tu hai visto, insomma, Sì, purtroppo non sono dato. Non ti preoccupare, ora tra un po' ti richiamerò all'ordine anche a te, quindi vado avanti, scusate, vado velocemente. Allora, siamo a presentazioni creative, quindi mi taglio io. Per presentazioni creative, vi condivido così rivedete praticamente il modulo, perché altrimenti ci perdiamo le persone che ci stanno seguendo. Abbiamo dato... ci sta. Creazione di app in mezzo. Ok, creazione di app, perché è facile dire, giusto Maria Rosaria? Creazione di app, si useranno degli strumenti, quindi si insegneranno ai docenti attraverso il coding, attraverso, diciamo, delle app specifiche, a creare anche delle app da utilizzare. Quindi è collegato anche a quello che ha detto prima Roberto, cioè quindi dei sensori, attraverso comunque la programmazione, perché l'app comunque diventa un nostro esecutore, qualcosa che deve fare quello che noi vogliamo che faccia. Quindi non dico altro su questo. Presentazione creativa invece si basa, è un pochino più basico, quindi creazioni di produzioni, quindi contenuti multimediali, musicali, visivi, secondo la metodologia STEAM. Per esempio abbiamo presentazioni con Google Workspace, quindi un po' più basico come tipologia di attività, video, creazione di video, no? Presentazione con Genially, le azioni interattive con Nearpod oppure con Edpuzzle, Prezi, ci sono tantissime, quindi gli insegnanti, i docenti saranno portati a imparare a creare questa tipologia di presentazioni, per chi non lo sa fare naturalmente, poi ci sono docenti che lo sanno già fare e quindi questo modulo forse lo escluderanno. Se posso dire solo una cosa, creative, perché attraverso queste presentazioni o comunque questi applicativi c'è la possibilità da parte dello studente di interagire nelle presentazioni con il docente, anche facendo per esempio, in particolare con Nearpod, ma anche in Genially, eccetera, in particolare rispondendo per esempio a dei quiz oppure andando a fare delle interazioni con il docente, rispondere alla domanda che ha fatto il docente, porre una domanda al docente. Ci sono poi vari applicativi, ci sono delle learning app collegate anche alle presentazioni, ovviamente. Learning app si intende, dico, perché per chi non è addetto al mestiere, app per apprendere naturalmente, che ci sono tante, anche sul cellulare abbiamo quello per le lingue, per esempio, ne dico una, no? Per imparare. Poi web radio e podcast. Allora, dico io quello che mi ha detto Borghi, che è il giornalista appunto radio, che è della Radio Pico, e volevo poi chiedere a Anna Oliva se voleva dire proprio due minuti una cosa della
penso pure Cecilia, sempre del Montanari, praticamente abbiamo avuto un'esperienza in passato di creazione di web radio, quindi gli insegnanti, i docenti impareranno a fare dei podcast su degli argomenti che possono essere anche lezioni oppure tematiche educative, che poi diciamo utilizzeranno in classe per far poi lavorare i propri studenti. Cecilia, se vuole dire qualcosa velocemente. Sì. Ci sono. Posso far vedere due o tre slide, ma velocemente, se vuole. Ah, sì, grazie. Tolgo la presentazione. Sì. Riesce a presentare? Allora, sì, l'Istituto Montanari, la preside... Non ancora. Riuscite adesso a vedere? No. Lei deve condividere... Sì. Mic. Forse ecco, un po' lei. Adesso sì. Bueno, volevo dire solo che l'Istituto Montanari, appunto, ha fatto la preside Anna Oliva, che è qui presente con noi. Prego, professoressa. La nostra esperienza è iniziata l'anno scorso con il formatore Borghi, che è entrato nelle varie, in tutte le aule, in tutte le classi prime, e ha spiegato un pochino come si fa la radio sia in classe ma anche formando una vera e propria redazione. Dopo abbiamo scelto dei ragazzi, circa 30 ragazzi l'anno scorso, ai quali Borghi ha fatto appunto il corso web radio, e ognuno di questi ragazzi aveva un ruolo. Come potete notare, guardate qui, ho messo uno schema, editore, chi sceglieva la musica, lo speaker, il regista fonico, e dopo questo corso è servito proprio a formare una vera e propria redazione. L'esperienza continua anche quest'anno. Cosa serve la web radio? Allora, serve nell'apprendimento, serve anche per migliorare le competenze linguistiche e può servire anche per conoscere il proprio territorio. I ragazzi, infatti, della redazione si sono cimentati nel realizzare conversazioni, interviste, dialoghi, sotto forma di in diretta oppure anche sotto forma di podcast, partendo da che cosa? Da contenuti che arrivavano dai professori, da altri professori, oppure facendo stesso loro, realizzando dei veri e propri contenuti. Poi è importante, quando i ragazzi appunto registrano questi vari podcast, rispettare una scaletta, un programma predefinito, rispettare i tempi, i contenuti, le forme. Gli strumenti che utilizziamo sono una connessione, un PC più una scheda audio, un mixer, microfoni e delle cuffie. Le piattaforme che abbiamo utilizzato sia l'anno scorso che quest'anno, perché come ho già detto stiamo continuando, e sono state Audacity e Spreaker. Audacity è un software che può servire anche, diciamo, per fare delle registrazioni offline, e dopo in un secondo momento possono essere appunto messe sul sito della radio oppure sui nostri social della radio, oppure Spreaker, che invece è una piattaforma che si può utilizzare sia per registrare in diretta oppure anche offline. Ecco qui, abbiamo fatto varie esperienze, abbiamo registrato vari sia podcast che interviste. In questo caso, ecco, vedete il giorno dedicato al Pi Greco Day, oppure una registrazione, un'intervista fatta alla nostra preside. Borghi ha avuto, diciamo, ecco, ha invitato anche una doppiatrice, Greta Bortolotti, a scuola, che ci ha insegnato ai ragazzi come utilizzare bene la voce. Quindi il lavoro effettivamente dello speaker è molto importante, deve saper utilizzare bene la voce. È una cosa, insomma, importante, che dopo abbiamo un blog del sito, appunto un sito della radio, tutti i canali social, dove ogni volta che registriamo un podcast, un'intervista, eccetera, viene divulgato tutto il lavoro fatto attraverso i nostri canali. Grazie, professoressa, lavoro bellissimo, continuate così, poi ci farete vedere. Allora, vado avanti con diciamo, i moduli, scusate, ricondivido. Allora, siamo al digital storytelling, però penso che sul digital storytelling siamo tutti edotti, però dico velocemente che vuol dire.
creazione di narrazioni digitali, però è come una cinematografia alla fine. Quindi non solo si fa una, appunto, narrazione e basta, ma si fa proprio una, un canovaccio, si raccolgono i dati, si scrive la storia, si traduce in una sceneggiatura, si fanno una registrazione di immagini, suoni, video, poi si ricompone tutto il materiale per raggiungere un prodotto finale. Questa cosa sarà proprio, proprio diciamo, raccontata e spiegata e insegnata in questo modulo. È un modulo che penso che sia aperto un po' a tutti, anche a chi non ha moltissime competenze digitali, quindi lo, diciamo, è adatto a chi si sta avvicinando adesso al digitale. Anche dalla produzione e rielaborazione di immagini digitali, io dico che anche questo modulo è per, appunto, è semplice, perché chi non ha mai lavorato sul digitale può arrivare benissimo a fare imparare, insegnarlo anche come raccogliere le informazioni, fare, appunto, rielaborare le immagini. E vi dico che i ragazzi già lo sanno fare, perché ormai i ragazzi sono su questo, sono bravissimi, però i docenti devono imparare anche loro per poter lavorare in classe su questo, su questa, diciamo, su queste competenze che sono alla base, come dicevamo prima col primo modulo, delle competenze digitali per l'insegnamento. Ok, fanno parte proprio della transizione digitale. Sto andando un po' più veloce, così riusciamo a arrivare. Diritti dell'internauta. A questo punto ridò la parola a Schirio. È presente? Penso di sì. Sì, salve, salve. Buonasera, prego, prego, prego. Tolgo la condivisione. Allora. Prego. Sì, io a questo punto avvio la mia condivisione. E vi faccio una condivisione di tutto lo schermo, così facciamo a condividere più cose. E parliamo quindi di diritti in internet, diritti e doveri, direi. Quindi, diciamo, sapete bene quali problematiche può avere un minore, soprattutto su internet, e quindi, diciamo, parleremo di quelli che sono i diritti dell'utente e, diciamo, quello che deve fare l'utente per essere sicuro, la navigazione consapevole, e, diciamo, quindi come entrare in rete in maniera consapevole e con delle conoscenze di base. Però cercheremo di fare questo con un approccio che non sia visto dall'utente come una predica, sostanzialmente, perché altrimenti poi, soprattutto, diciamo, il minore che si approccia a questo non ti ascolta più. Diciamo, lo vede semplicemente come la classica predica dell'adulto che ti dice, anzi, non tanto dell'adulto, ma... diciamo la verità, del vecchietto che ti dice che non sa come funziona internet e ti vuole spiegare che cosa devi fare, e quindi noi cercheremo di farlo in maniera un po' più creativa. Prima parlavamo di gamification, parlavamo di coding, e noi cercheremo di usare queste tecnologie per far sì che siano gli stessi ragazzi a spiegare a dei coetanei quali sono, diciamo, le buone pratiche della navigazione in internet e che cosa devono fare per navigare consapevolmente in internet. Vi faccio vedere diciamo quello che abbiamo fatto durante un corso. Questa è una galleria, una delle tante gallerie dove fondamentalmente i ragazzi riversano quello che hanno creato durante le lezioni. Prendiamone una a caso, adesso non so nemmeno, non ricordo quali sono quelle più interessanti, però per esempio possiamo vedere questa qui, parlavamo degli incontri che si fanno in rete, no? Che delle persone che si possono celare dietro delle identità fake, e quindi c'è questa ragazza, Patrizia Mont, che ha creato questa piccola animazione. Adesso non è importante l'animazione in sé, ma è importante il fatto che sia stata in qualche modo lei a creare questa animazione per spiegare ai dei coetanei che cosa può accadere in rete. Torno da voi, quindi, diciamo, l'approccio è questo, quello di introdurre una tematica,
parlarne tutti quanti assieme, fare in modo che comunque i ragazzi possano anche dire qual è la loro esperienza, perché poi molto spesso sono anche loro che hanno molta esperienza, a dispetto della loro giovane età, hanno esperienze o dirette o indirette da raccontare, e quindi facciamo in modo che queste esperienze possano essere raccontate attraverso il cooling. Grazie Alessandro. Allora ora vado avanti. Diritti abbiamo detto appunto anche navigazione consapevole, rete della conoscenza, quindi rientra pure diciamo tutto questo, perché netiquette, gestire l'identità digitale, rientrano tutto in questi tre moduli che sono, ripeto, i diritti dell'internauta, navigazione consapevole e nella rete della conoscenza. Vado avanti, allora, Maria Rosaria, a te la parola. Posso chiederti una cortesia, poiché c'è il formatore che insomma è anche reduce da tante ore di formazione come sì, anche gli altri, sì, sì. Se possiamo introdurre prima Open e Big Data. Ok, allora, Starace, il formatore che parlerà di Open Data e Big Data, a te la parola, prego. Buonasera innanzitutto a tutti, mi chiamo Domenico Starace, sono il formatore per l'area tematica di Open e Big Data. Vi proietto a questo punto due slide velocissimamente, anch'io sarò molto celere, lo prometto, cerco di essere più veloce possibile. Allora, si vede? Tutto bene? Sì, si vede. Allora spiegaci cosa sono questi big data e open allora data. Entriamo subito nel vivo del discorso, perché David Dixon scriveva: nella vita tre cose sono certe, che sono la morte, le tasse e i dati salvati sul nostro computer. Io aggiungerei ormai nei dati salvati sul nostro telefono, perché nell'ambito di quest'area tematica vengono trattati, approfonditi proprio questi grandi concetti ignoti di big data e di open data, quindi queste grandi mole di informazioni che viaggiano così velocemente e che sono, sono i protagonisti del nostro mondo attuale. L'obiettivo finale di questo corso è naturalmente capire cosa sono, quindi cosa servono a rendere chiaro il perché sono divenuti così importanti nella vita di tutti noi. Infatti, nella nostra quotidianità, e qui David Dixon, devo dire, aveva ragione, ci interfacciamo con queste materie in molte più occasioni di quanto pensiamo, e vi assicuro che è realmente molto interessante capire come funziona il mondo che ci circonda e anche acquisire delle competenze che poi ci permettano di analizzarlo a fondo. Il corso, sapete, si articola in lezioni da tre ore, le quali sono caratterizzate da una parte teorica e una seconda parte pratica, salvo rare eccezioni, ad esempio, cioè lezioni che necessitano o di particolari riferimenti a qualche elemento teorico, oppure hanno viceversa necessità di vedere più concentrazione sulla parte pratica. Questo perché l'obiettivo finale, andando molto brevemente, è sicuramente studiare e capire effettivamente cosa sono i big data, quindi come si studiano e da dove provengono tutti i dati che ci circondano, e l'osservazione e l'interpretazione e lo studio di questo tipo di dati. Inoltre, questo studio può permetterci di estrapolare informazioni che sono in grado di migliorare sensibilmente l'efficacia e l'efficienza del nostro lavoro, ok? E dei servizi che produciamo. Però dall'altra parte, il corso ha anche l'obiettivo di trasmettere ai docenti delle tecniche di decodifica dei dati di base, ok? Quindi sono i protagonisti del nostro mondo attuale, con il fine ultimo, naturalmente, di poterlo trasmettere agli studenti nel loro percorso formativo. Infatti, a questo secondo obiettivo viene dedicata una parte preponderante delle lezioni, perché ad oggi è necessario sapere che l'analisi dei dati non è qualcosa di utile solo alle grandi multinazionali oppure alle pubbliche amministrazioni, per schedarci, per targettizzarci, eccetera, ma è qualcosa che possiamo fare tutti, è un qualcosa che serve a tutti e che può realmente essere in grado di migliorare sensibilmente i servizi che offriamo. Infatti si parla tantissimo, e voi docenti lo sapete bene, di competenza digitale negli ultimi anni. Ecco, bisogna preparare gli studenti a questa competenza digitale, ma è una competenza che va ben oltre l'utilizzo della semplice rete web, ma riguarda una conoscenza profonda del mondo in cui viviamo oggi. E bisogna anche dar loro la possibilità di apprendere poi come utilizzare dei software e quindi dei funzionamenti di base
che poi molto probabilmente saranno la prerogativa del loro lavoro futuro. Io non so se avete mai sentito parlare, ma sicuramente sì, in questi anni, del grande ruolo, dell'ascesa del ruolo del data analyst, quindi la figura che analizza e sfrutta al meglio i dati raccolti da molteplici fonti, ok? Che viene utilizzata naturalmente per risolvere questioni organizzative, ma anche strategiche, ok? E soprattutto viene utilizzata ed è richiesta dalla stragrande maggioranza sia dei responsabili d'azienda, quindi per quanto riguarda l'ambito privato, ma anche da organismi di governo e di tutela. E non ci dimentichiamo che in Italia attualmente è una delle figure più pagate e soprattutto più ricercate. Quindi la domanda sorge spontanea: ma questi argomenti a cosa possono servire in un contesto di istruzione e didattica come quello italiano? E vi rispondo subito dicendovi che tra il 2018 e il 2019 alla regione Emilia-Romagna è stato assegnato un importantissimo nodo della capacità di calcolo mondiale, cioè il Centro Europeo per il Meteo, che prevede l'arrivo di un supercomputer che si chiama l'Euro HPC Joint Undertaking One. Ora, al di là del nome impronunciabile di questo computer, vuol dire che a Bologna arriverà il data center del Centro Europeo per le previsioni meteorologiche di tutto il mondo, ok? Di medio e breve termine, ok? Rendendo la regione Emilia-Romagna tra le prime potenze mondiali per capacità di calcolo. Infatti Bologna è anche stata definita la Data Valley europea, quindi abbiamo la Silicon Valley e poi c'è Bologna, che è la Data Valley europea. Ora, sapete chi è stato il più grande artefice di questo straordinario traguardo per tutto il paese e per ovviamente la regione? Il MIUR, il Ministero dell'Istruzione, che ha messo a disposizione più di 120 milioni di euro per sostenere il costo totale di questa operazione. Quindi, ora, la regione e in generale il paese hanno un problema, cioè formare le persone necessarie a gestire tutti questi dati. Ed è proprio per questo che sono stati inseriti corsi di questo genere nei percorsi educativi degli studenti italiani, ok? Però naturalmente ben prima che questi attuali bambini e adolescenti arrivino alla scelta di un percorso universitario o diventino adulti nel mondo della ricerca. D'altronde, come voi docenti che siete all'ascolto in questo momento sapete benissimo, il futuro si progetta e si realizza nelle scuole. Quindi ad oggi gli sforzi e gli investimenti da parte del governo, in particolare del MIUR, si stanno concentrando sulla materia dell'educazione digitale, che è a sua volta un'estensione della digitalizzazione della scuola italiana. Ok? Quindi l'obiettivo è quello di combinare l'educazione e i classici obiettivi dell'insegnamento alle materie che studiano il mondo attuale, quindi un mondo caratterizzato dai suoi progressi, dai suoi pregi e ovviamente dai suoi funzionamenti. Quindi sono stato molto veloce. Torno. Bravo, bravissimo Domenico. Grazie. Quindi che è fondamentale avere questo tipo di competenze che rientrano poi nelle competenze digitali del Digicomp, no? Che era scritto nella slide. Certo. E ritorniamo sempre, stiamo ripetendo più o meno la stessa cosa. Quindi l'importanza della transizione digitale è questa, che domani, fra 5 anni, 10 anni, ormai i lavori saranno su quel genere lì, cioè non possiamo non lavorare su queste cose. Mi permetto cose. Di Dobbiamo aggiungere lavorare anche giusto su altri 30 secondi, mi hanno spento la luce, i problemi della casa domotica, vedete che purtroppo non abbiamo. Comunque, mi permetto di aggiungere solo 30 secondi per dire che tutto quello che ci circonda è frutto di un'analisi dei dati. Che cosa, qual è l'ordine dei prodotti che troviamo al supermercato, quali programmi vengono trasmessi in televisione, le pubblicità che ci vengono trasmesse, le applicazioni che scarichiamo, tutto è frutto di un'analisi dei dati. E capire come funziona questa analisi è probabilmente la prerogativa per saper vivere in un mondo del genere. Diciamo, volevo solo dire che Domenico è un economista che però ha fatto degli studi di ricerca proprio su queste tematiche, quindi insomma è un appassionato oltre che un grande studioso di questi temi. Grazie. Allora, io vado avanti perché veramente stiamo facendo una corsa contro il tempo, però stiamo cercando di riprendere. Allora, eravamo arrivati, perché abbiamo saltato,
abbiamo saltato. Allora, è il momento di Maria Rosaria. Debate digitale, mente, apprendimento, linguaggio, metodologie, micro learning e TIL, che sono il secondo modulo, e cooperative learning per dare voce alla creatività. Maria Rosaria, allora, a te la parola. Sì, grazie. Allora, in pratica stiamo qui nell'ambito degli spazi, degli ambienti di apprendimento e delle metodologie, giusto? Queste tematiche sono ben note. Allora, il debate digitale, perché digitale? È nata l'idea dal periodo proprio della pandemia, perché il debate, che era da sempre praticato all'interno del liceo, insegno matematica e fisica, del liceo in cui insegno, e poi ad un certo punto con la pandemia è stato impossibile metterlo in pratica e allora si è pensato anche ad un debate digitale, oltre che l'interazione attraverso uno schermo, quindi in una modalità webinar, si è pensato di utilizzare delle piattaforme che sostanzialmente sono anche piattaforme, cioè sono molto utilizzate soprattutto in America. Una di queste è Kialo con la K e Trisider, ma anche Flipgrid, eccetera, per poter diffondere, per poter continuare a praticare il debate. In due parole, il debate attiva tutte le competenze, quindi non c'è difficoltà a capire quale competenza può essere attivata. Tutte e otto le competenze chiave europee vengono attivate praticando il debate. La differenza è che noi andremo anche a diciamo dimostrare come è possibile praticare debate utilizzando piattaforme digitali. D'accordo? E questo, vabbè, è inutile parlare di fake news, di quanti ragazzi abbiano bisogno, quindi anche qui competenze diciamo civiche che si intersecano a quelle digitali, come anche alfabetico funzionale e così via. Invece la metodologia, diciamo, il microlearning è molto, intanto microlearning e TIL sono metodologie che possono essere anche consultate sulla piattaforma dell'INDIRE, vuol dire cioè spezzettare in pratica l'apprendimento in piccoli segmenti per renderlo più fruibile. Quindi ci sono alcuni punti fermi da rispettare, utilizzando sempre però come strumenti accattivanti e interattivi quelli digitali, che possono essere i video, come può essere il podcast o altro, insomma. Quali sono i punti nodali di questa metodologia, cioè i punti fermi in questa metodologia del microlearning? Sono sicuramente la velocità, cioè il modulo di apprendimento deve essere rapido, altrimenti cade l'attenzione. Deve essere focalizzato, quindi incentrato su un singolo problema, addirittura soltanto su una singola domanda. E poi ci devono essere una varietà di contenuti di tipo digitale che vengono utilizzati. Quindi abbiamo detto dai video, tutorial, il podcast, le presentazioni, le interazioni, i giochi, gli scenari, un po' tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. Quindi fare in modo che la lezione del docente diventi sezionata. Ovviamente con questo non voglio dire, sono una docente anch'io, non voglio dire che vengono eliminate le lezioni più lunghe o quelle che necessitano per i contenuti stessi di una, diciamo, di tempi un po' più distesi per la spiegazione. Però questa è una metodologia tra le tante che i docenti dovrebbero imparare a praticare, almeno per alcune tematiche, quindi focalizzandosi su alcuni contenuti. Il cooperative learning per dare voce alla creatività è la messa in pratica di quello di cui ha parlato Roberto Iadicicco, ovvero il famoso hackathon oppure CHE, che si basa sulle challenge, cioè in pratica sulle gare. Quindi trovare il tempo all'interno dei nostri percorsi di docenti, quindi della nostra normale attività curricolare, per
iscenare, se vogliamo dire, delle gare anche all'impronta su alcune tematiche e utilizzando sempre come veicolo portatore delle conoscenze e dell'apprendimento, ovviamente, le tecnologie con il digitale. Quindi io, diciamo, in questo modulo andrei ad illustrare come è possibile effettuare e mettere in pratica proprio nelle attività curriculari una gara che ora però si usa chiamare hackathon, su delle tematiche che i ragazzi, come ha detto Roberto, magari non conoscono, quindi sono anche invogliati a documentarsi ed utilizzando il digitale che magari hanno già appreso precedentemente. Basta. L'ultima cosa che vi volevo proporre, e questa va bene per i docenti che insegnano scienze, per esempio un erbario digitale interculturale. Quindi l'abbiamo, è stato attuato questo modulo ed è stato molto interessante. Probabilmente è utile integrarlo con gli studenti, io dico, è utile integrarlo anche con delle uscite sul territorio, ma per la raccolta ovviamente delle foglie, insomma di tutto quello che può essere utile per creare l'erbario digitale, e quindi ci sarà il riconoscimento, l'identificazione, quindi attraverso questo prodotto digitale, che potrà essere un ebook, ma può essere una mappa interattiva, può essere un video tele, uno storytelling, eccetera, si può creare appunto un approfondimento di alcune tematiche che magari lette semplicemente dal libro, con tutta una serie di nomenclature da imparare a memoria, potrebbe essere difficile. Grazie Maria Rosaria, sei stata sintetica e chiara. Open data e big data già abbiamo detto, blockchain NFT, non so se c'era qualcuno che doveva parlare su questo, altrimenti leggiamo appunto quello che abbiamo detto, perché non so se c'era qualche formatore. Abbiamo detto che penso, perché c'è qualcuno che mi dispiace non è potuto intervenire. Però possiamo, dunque, sul metaverso può essere detto qualche cosa. Però, vabbè, dico io qualcosa che appunto già avevo preso, insomma, questa. Poi c'è il mio professore greco che forse può aggiungere qualcosa. Allora, professor greco, ci sta sempre collegato con me. Okay. Allora, dicevo che per quanto riguarda blockchain e NFT, abbiamo uno sviluppo di questo, ma non adesso, già degli ultimi anni, cioè non è di diciamo dell'ultimo anno. Se ne parla tantissimo, se ne parla anche a livello dell'importanza politica, no? Di questo, però non sanno le persone che vuol dire blockchain o NFT. Allora, per quanto riguarda blockchain, si parla anche di uso di criptovalute ed è molto importante a livello economico. Ci sono, quindi, a far capire, specialmente forse questo è una tipologia di modulo rivolto in particolare alle scuole secondarie di secondo grado, perché comunque i ragazzi più grandi sono attirati dalle criptovalute e da che cosa vuol dire, specialmente se ci sono per esempio degli indirizzi economici, ok? Per quanto riguarda gli NFT, per esempio, invece è una cosa veramente ultima negli ultimi anni, poi darò la parola al professor Greco, così vuole aggiungere qualcosa, si è visto appunto la creazione di, possiamo chiamare, artefatti digitali, artefatti che sono diventati anche una cosa importantissima, perché è diventato un momento, vengono venduti a prezzi anche altissimi. Per esempio c'è stato un esempio di un ragazzino che ora non ricordo di quale nazionalità, che ha venduto un proprio artefatto e ha guadagnato tantissimi soldi. Quindi conoscere queste cose significa anche poter instradare dei ragazzi delle scuole secondarie secondo grado anche a queste tipologie di conoscenze. Professor Greco, vuole aggiungere qualcosa? Sì, diciamo, io mi sono occupato, diciamo, su questi argomenti di progetti, diciamo, fatti nel mondo reale, e c'è una grande disinformazione in merito soprattutto alla regina delle blockchain, che è il Bitcoin.
Il Bitcoin, lasciando da parte diciamo, la questione finanziaria, quindi il valore nel tempo, eccetera, eccetera, è interessante però analizzare la tecnologia, come sta evolvendo, i vari layer che si stanno costruendo sul Bitcoin, tipo Lightning Network, che sono utilizzati per micropagamenti anche in paesi in via di sviluppo. Quindi il Bitcoin sta diventando un sistema per paesi in via di sviluppo e poveri per, diciamo, per sopravvivere alle problematiche legate alla svalutazione delle loro monete nazionali. Quindi c'è veramente una tecnologia che c'è sotto che è molto molto interessante, considerando che il Bitcoin è dal 2009 in piedi senza alcun tipo di disservizio. E poi c'è stata la questione diciamo, tutto quello che gira sulla blockchain di Ethereum, di approfondire che cosa sono i token, gli NFT come standard RC721, per adesso sono da circa 10 giorni sono attivi gli NFT anche sotto rete Bitcoin, quindi stiamo parlando del nuovo protocollo Taro di Bitcoin, e quindi sono cose che i ragazzi non conoscono, veramente conoscono molto pochi, e ci lavorano, per mia esperienza, in questo settore, le menti più diciamo interessanti del pianeta, perché è un settore che racchiude una conoscenza economica, una conoscenza tecnica che non è comune. Quindi è qualcosa da approfondire, giusto per avvicinare i ragazzi, anche i docenti, a questo mondo. E sono specialmente i giovani. I giovani hanno le idee un po' confuse su questa cosa, perché credono che sia solo uno strumento speculativo, quindi sentono i genitori che fanno le scommesse, quasi chiamano bollette, quindi adesso c'è qualcuno che le paga in Bitcoin, però non è uno strumento solo per la criminalità, non è quello, anzi conoscendolo bene si capisce che, essendo un registro condiviso aperto, lì le transazioni che stanno nella blockchain sono tutt'altro che oscure, si possono ricavare, ci sono governi in tutto il mondo che hanno gli occhi puntati sulle transazioni per scoprire che cosa sta succedendo. Quindi diciamo che è un qualcosa che uno studente di una scuola superiore a indirizzo economico, secondo me, deve conoscere, quindi credo che siano attirati da questo. E poi naturalmente ogni docente può essere anche, come si dice, coinvolto per conoscere lui stesso questa tipologia di attività, se vuole, diciamo, fare qualche attività con i ragazzi. Solo per concludere, diciamo, non solo indirizzo economico, ma ci sono dei progetti attivi, io su uno sto collaborando, che riguardano il Bitcoin, per esempio, utilizzato nel mondo dell'energia. Quindi come utilizzare il Bitcoin per trasformare, che sarebbe energivoro di suo, però si può utilizzare per trasportare l'energia da un punto all'altro della Terra, per esempio da un deserto, da una zona desertica a una zona, diciamo, abitata, molto antropizzata. Ci sono dei progetti per vedere come trasportare l'energia attraverso la rete Bitcoin. E questo è tutto un mondo nuovo, veramente interessante, come pure quello dell'intelligenza artificiale. Non abbiamo parlato pure... vogliamo parlare anche di questo. Cominciamo a parlare noi due. Sì, ma questo l'ho già parlato un po', ne abbiamo parlato tante, cioè alla fine qui ho visto, ci sono state affrontate varie cose, insomma, tutte interessanti. Io, diciamo, a livello di formazione mi occupo della formazione dei ragazzi fondamentalmente, poi per il resto di progetti. E con i ragazzi noi stiamo, per esempio, vedendo ChatGPT, perché è la cosa che è più, diciamo, interessante, come pure DALL-E, quindi sistemi di intelligenza artificiale che sono utilizzati, diciamo, che sono adesso, diciamo, lo stato dell'arte, nel senso che ne parlano i giornali. Quindi quei ragazzi abbiamo visto un po' come funzionano e sono stati molto interessati, tant'è vero che adesso stanno utilizzando l'intelligenza artificiale in modo costruttivo, perché da un lato loro dicono: ma io posso fare la ricerca e la copio. Ci sono molti docenti contrari, però siamo sicuri che sia una cosa negativa, anzi potrebbe anche essere vista come una cosa positiva, anzi io la vedo come una cosa positiva, perché è una cosa, diciamo, un po' inevitabile, diciamo, quindi considerando che poi gli Stati Uniti tipicamente stanno un poco più avanti su queste tecnologie, noi stiamo vedendola solo la punta dell'iceberg, per cui il fatto che Google, Facebook abbiano licenziato, ci sia stata una grossa ondata di licenziamenti adesso, potrebbe anche essere legato allo sviluppo dell'AI, che in effetti, per cui molte cose, attività non serviranno più. Insomma, vabbè, qui si apre
un discorso lungo, però etico, anche etico, anche etico, etico, perché etico noi, soprattutto. Noi facciamo delle prove, abbiamo provato a scrivere come devo fare per suicidarmi, perché i ragazzi queste cose chiedono, ci sono ragazzi che abbiamo scoperto che chiedono le cose più assurde, c'è uno che ha chiesto come mi suicido e l'intelligenza artificiale ha detto no, ovviamente in modo scherzoso, ha detto no indicando tutto quello che doveva fare, quindi vai da uno psicologo, consulta i tuoi genitori, perché quella AI è stata addestrata in modo etico, tra virgolette. Infatti. Ce ne saranno altre che non lo saranno in modo etico, e quindi questo va un attimo contestualizzato, approfondito, e bisogna parlare questo linguaggio con i ragazzi per sapere di che cosa, cioè per renderli almeno consapevoli delle cose. E qui rientriamo nell'internet consapevole, perché altrimenti nei diritti di te. Ah, sì. Allora, vado avanti perché penso che ci siamo chiariti sul punto del, diciamo, intelligenza artificiale, del blockchain NFT, e andiamo sul metaverso e tecnologie digitali per disegnare la didattica. Allora, io faccio un'introduzione e poi voglio anche che Maria Messere, diciamo, intervenga, perché la parola metaverso, ne abbiamo già parlato in vari moduli, è un qualcosa di cui si parla adesso, ma noi lavoriamo sul metaverso già da anni, perché il metaverso è un ambiente dove virtuale che ricrea una situazione come se fosse la realtà, ed è un ambiente di socializzazione. Io dico questo perché ambienti come in passato Second Life, in cui c'erano queste interazioni e si ricreavano proprio ambienti, per dire, agenzie turistiche, situazioni, diciamo, dove si ballava insieme con gli avatar, oggi si sta utilizzando tutto questo per ambienti che sono con i visori, per dire, in cui i ragazzi o giovani si incontrano utilizzando i visori. E quindi spiegare ai ragazzi che cos'è, cosa non è, quali sono i rischi, quali sono le attività, oppure utilizzare queste tecnologie per la didattica è un grande, diciamo, aiuto, perché potremmo utilizzare qualcosa vicino a loro per poi lavorare nella didattica. Non so, Maria, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, diciamo che hai già presentato bene la situazione, nel senso che ovviamente non è una novità per chi ha avuto la possibilità di conoscere, insomma, 10, forse 15 anni fa, già questi ambienti di socializzazione, oltre che di realizzazione di contenuti, però forse con l'avvento del visore questi spazi social sono ora alla portata di più persone e diciamo danno un aspetto più immersivo di quanto poteva dare Second Life l'accesso tramite l'avatar. Quindi il visore permette proprio di dare quella sensazione di essere lì alla presentazione, per esempio, di un libro, alla presentazione di uno spettacolo, insomma una conferenza. E quindi nel metaverso, oltre insomma a tante altre cose, si possono organizzare anche queste attività che permettono appunto a chi partecipa di conoscersi tra di loro e anche di seguire degli eventi organizzati in questi ambienti. Quindi siccome insomma sono comunque alla portata anche dei ragazzi, potrebbe essere interessante anche mostrare insomma oltre che questi ambienti anche per fare altre attività oltre che soltanto quelle di operare con le modellazioni o costruzioni, ma anche mostrare ai ragazzi come si possa partecipare anche ad eventi in questi ambienti diversi, insomma immersivi, utilizzando il visore o anche un semplice computer. Questo potrebbe essere anche uno degli eventi che noi dovremmo fare. Vi ricordo che dobbiamo fare 25 eventi e 25 prodotti. Uno dei prodotti e quindi uno degli eventi potrebbe essere anche creare una situazione ambientale in cui coi visori studenti di scuole diverse potrebbero incontrarsi online e scambiarsi informazioni. Sarebbe molto interessante. Una bella idea. Potrebbero partecipare anche ragazzi di Berlino e degli spagnoli. Sarebbe proprio bellissimo. Certo.
diventerebbe proprio il villaggio virtuale, diciamo, no? In cui i ragazzi si incontrano e si scambiano. Questo potrebbe essere l'evento finale, Maria Rosaria, lo dico anche a te così, uno degli eventi, uno dei 25 eventi. Chiudiamo col making e stampa 3D. Allora, io prima ho parlato anche di della Maker Faire che si tiene a Roma ogni anno e così via. Ma cosa vuol dire making? Making è il fare qualcosa, il creare qualcosa attraverso anche le tecnologie. Ma i ragazzi, diciamo, sono diventati maker, molti sono bravissimi. Io ho parlato prima di quel ragazzino che fa i sensori. Ci sono ragazzini, io per esempio nella scuola precedente, che avevano creato con Arduino, avevano creato, diciamo, fatto da loro, infatti hanno vinto anche dei premi, tre ragazzi un po' genialoidi, no? Particolari, che avevano creato questo e avevano, quindi quelli erano maker. Il maker è un dei ragazzini, c'è sempre stato nella storia dell'umanità, no? Però un po' le abbiamo abbandonate queste cose, perché la scuola è diventata quasi una scuola passiva. Il maker è qualcuno che fa, mette le mani su qualcosa e crea, ma qualcosa di creativo, un po' tipo Leonardo da Vinci, detto tra virgolette, un Leonardo da Vinci di oggi, che usa anche le tecnologie. E in più oggi abbiamo le stampanti 3D che ci permettono, e lo dico ora, di creare delle cose che possono essere tantissime. Nella fiera, sempre lì a Roma, c'erano le stampanti 3D che producevano addirittura il cibo. E oggi ci sono stampanti 3D che creano proprio, non lo so, è una cosa che a noi non piace, però è il futuro. Quindi, poiché in futuro noi avremo queste cose, i ragazzi lo devono sapere, devono imparare a capire che cosa sono, se no domani quando andranno in una ricerca di lavoro, a parte il fatto che loro non sanno in questo momento che tipologie di lavoro ci saranno da qui a 5, 6, 7, 8 anni, ma non prepararli a questo e non fare in classe o a scuola queste cose significa tagliarli fuori da certe professioni, perché loro non sanno proprio dell'esistenza di alcune cose. Quindi facendogli conoscere questo e conoscendolo prima noi e poi dandolo ai ragazzi, gli apriamo tante strade. Ok? Gli apriamo tante strade. Poi la scuola è iniziata, una scuola che doveva creare operai, che doveva creare, chiudo naturalmente, stiamo chiudendo, creare operai, creare impiegati, creare... Ora invece la scuola deve creare, deve portare alla formazione di persone che possono, dei cittadini che possono orientarsi in tante professioni che sono innovative. Che noi stessi, dico io, sono ignorante, per esempio sento parlare Roberto, sento parlare appunto questi giovani, diciamo, di oggi, e già loro, posso dire, vengono considerati, diciamo, un po' vecchi dai ragazzini, perché i ragazzini sono già avanti a loro che hanno, non so, 30 anni, 20 anni, 25, 28 anni, non so l'età, 35 anni, sono vecchi per ragazzini di 10 anni dove già creano contenuti. Quindi imparare noi a utilizzarlo a scuola e fargli capire i rischi e i benefici ci dà una possibilità. Io mi fermo un attimo perché volevo solo salutare tutti i colleghi, volevo interrompere la registrazione dicendo che questa registrazione sarà traslata tra un minuto, la interrompiamo. Voglio ringraziare un attimo i colleghi presenti, diciamo, di tutte le scuole e della rete. Vi ricordo che appunto faremo altri appuntamenti, però questa videoregistrazione sarà tradotta in inglese per la scuola tedesca e per la scuola spagnola, e poi verrà data a tutte le scuole per farla vedere, anche darla ai docenti, in modo che nel momento in cui faremo le richieste di iscrizione, perché noi dobbiamo un po' capire i numeri, no? Ricordo quali sono i 250 infanzia, 250 primaria, 250 secondaria primo grado e 250 secondaria secondo grado, quindi 1000, dobbiamo capire i numeri per poter iniziare poi quei corsi. Almeno un corso, due corsi devono iniziare entro la fine di marzo. Detto questo, ringrazio tutti i colleghi. Se qualche collega vuole prendere la parola per salutare oppure dire qualcosa, altrimenti io chiudo. Interrompo? Sì. No, c'è la collega Rosaria Perillo, io chiudo la registrazione, possiamo interrompere, prego. Io vorrei solo, insomma, veramente in tutti i modi.